da solo, Matteo. Apri il frigo, sicuramente troverai qualcosa. Io devo andare in palestra, altrimenti faccio tardi. Ciao! Si è fatto male? Cosa gli avete fatto? Buongiorno! Oggi continuiamo la nostra lezione sui galeani e vi voglio parlare del giudice Rosario Di Martino. È passato alla storia col nome di giudice ragazzino, perché quando morì per mano della mafia agrigentina aveva solo 38 anni. Sentiva dentro di sé l'alto senso del dovere legato al suo ruolo di magistrato. Vi voglio leggere le sue parole. Il magistrato non è che un dipendente dello Stato, al quale è affidato lo specialissimo compito di applicare le leggi che quella società si dà attraverso le proprie istituzioni. Per cui il magistrato è un semplice riflesso della legge che è chiamato ad applicare. La sua formazione e la sua stessa vita sono state segnate dalla ricerca della verità nel nome della libertà e della giustizia. Egli diceva che la vita è tutta tessuta di ideali, di fini da conseguire, che puri o impuri hanno un solo scopo, il raggiungimento del bene. Il bene per noi e per il prossimo. E da questi ideali, da questi fini, derivano il senso buono e cattivo della vita. Parole a cui egli credeva fermamente. Infatti aveva scelto di dedicare tutta la sua vita al perseguimento della giustizia e alla lotta alla mafia fino all'estremo sacrificio. Adesso voglio che voi riflettiate su queste tre parole che sto per scrivere alla lavagna. Legge e giustizia. Hanno pubblicato il video. Ora tutti lo vedranno e rideranno di me.
Non devi essere tu a provare vergogna, ma devono essere loro a vergognarsi per le loro cattive azioni. Proprio oggi che la prof ha parlato del giudice Livatino. Diceva che lo scopo di tutti è il raggiungimento del bene. Ancora una volta ti hanno maltrattato e ferito. Non ti preoccupare, siamo tutti con te. Vedrai che il professore e la preside, in collaborazione con la famiglia, faranno capire loro l'importanza dei valori e del rispetto reciproco. Pausa! Guarda chi c'è! Hai portato quello che ti abbiamo chiesto? No, adesso ti facciamo vedere noi. Cosa fai tu? No, niente, professoressa, lo stavo aiutando ad alzarsi, ho imbranato. Bugiardo. Con te facciamo i conti dopo. Buongiorno, signora preside. Buongiorno, signora. Mi ha chiamata, eccomi qua. Buongiorno, signora, si accomodi. No, veramente avrei un po' di fretta, ho già degli appuntamenti. Signora, non si preoccupo, non le ruberò molto tempo. Ok, spero che sia una cosa veloce. Io l'ho chiamata purtroppo per un episodio spiacevole che è successo in palestra. Suo figlio è coinvolto in atti di bullismo. Qua ho il cellulare che è stato sequestrato, dove c'è una registrazione che purtroppo mi risulta che già è in rete, quindi può lei stessa constatare cosa è accaduto. Guarda, addirittura un video, mi sembra difficile. Matteo è una persona dolcissima, un ragazzino che non riuscirebbe a fare del male neanche un moscerino. Sicuramente sarà uno scherzo o qualcosa architettato da qualche altro compagno, guardi. Io purtroppo ho fretta, non posso trattenermi più di tanto, ho già un appuntamento. La saluto, una buona giornata. Signora, mi vedo costretta a procedere, non mi aspettavo questo atteggiamento da parte della famiglia. Guardi che non è così semplice, è un episodio grave quello che è successo. E mi aspettavo un'ampia collaborazione da parte sua. Comunque sappia che l'episodio non resterà impunito sicuramente. Spione, hai detto tutto alla preside. Perché lo fai? Ti diverte così tanto vederlo soffrire? Non sai che ogni azione ha sempre una conseguenza? Quello che fai potrebbe avere conseguenze tragiche. Immagina di avere bisogno di qualcosa e di trovare il vuoto e le risate intorno a te. Come ti sentiresti? La violenza non ti porterà da nessuna parte. Mi perdoni?